Il viaggio è stato faticosissimo. Riesco a malapena a reggermi in piedi. Mi ci è voluto un po' per trovare il negozio di George, in quel labirinto di strade. Negozio di George di cose usate. Questo deve essere il negozio di cui parlava François. C'è un biglietto attaccato alla porta. Sono andato da Rosie, George. Ehi, signor, si allontani da quella porta. Il pub è chiuso? Sento dei rumori all'interno. Certo, è aperto, ma solo su inviti. Voglio solo dissetarmi, questo non è un pub. Niente affatto, signor. Questo è un ristorante di qualità, non una bettola. Ho un bel po' di soldi, se è a questo che vuole arrivare. Evidentemente lei è nuovo di queste parti, per cui le spiegherò come funzionano le cose. Questa è la serata del poker e solo gli ospiti invitati dalla signora Rosie in persona possono entrare. Comprende? Allora torni domani. E se volessi giocare anch'io? Possono entrare solo i giocatori del posto e i loro parenti. E io non la conosco, signor. Vediamo. E se le dessi $30, che ne direbbe? I giocatori mi danno il triplo solo per poter giocare indisturbati. Ma credo ci sia una cosa che lei può fare per me. Mi dica. Dica a Isabella di venire qui e farò un'eccezione. Sarà come bere un bicchiere d'acqua. Dove vive? Nella casa gialla. Ma stia attento a sua madre. È una vera megera. Va bene, me la caverò. Questo non mi dirà molto. È una perdita di tempo. Chi diavolo sarà dopo mezzanotte? Cosa vuoi, uomo? Non lo sai che ora è? E comunque chi sei? Non ha importanza, ho un messaggio per lei. Beh, in realtà sarebbe per sua figlia. Cosa vuoi dalla mia Isabella? Mi manda José. Vuole che lei passi al bar. José? Quel maledetto balordo. Cosa credi che possa volere da lei nel bel mezzo della notte, eh? Digli che Isabella non lavora a quest'ora. Sta dormendo, come tutte le persone per bene. Ma io non sto dormendo. Tu non vai da nessuna parte, capito? E comunque cosa vuole quell'imbroglione da lei? Te lo ha almeno detto? Mi ha detto solo che vuole vederla, nient'altro. Forse mi darà i soldi che mi deve da settimana scorsa. Così? Oltre a tutto il resto ti deve anche dei soldi, giusto? Va bene, allora. Parliamo di affari. Lascerò uscire Isa. Ma prima devi riportarmi a casa il mio uomo, prima che riesca a versi tutti i soldi che ha in tasca, comprendi? Un momento, non ho intenzione di fare da messaggero per tutti quanti. Beh, se non mi riporti lui o i suoi soldi, Isa non uscirà di casa. Non c'è bisogno di urlare in quel modo. Io non le devo nulla, va bene? Mi scusi, signor, ma quel mascalzone mi fa sempre arrabbiare. Allora, come riconoscerò il suo uomo? Oh, è facile. Sentirai la sua puzza a 100 metri di distanza. E sicuramente non sarà andato troppo lontano, quel maledetto ubriacone. Aspetterò qui e vedrò quello che riuscirai a fare. E adesso vai! A giudicare dalla puzza, l'acqua della fontana non è decisamente potabile. Cosa diavolo succede?
Stavo cercando di svegliarti, ma non c'era altro modo di riuscirci. Ma perché mi dovevi svegliare, per l'amor del cielo? Tua moglie ti sta cercando. Quella vecchia strega. È per questo che mi hai svegliato così. Va a dire a quell'isterica di lasciarmi in pace. Beh, in effetti sta cercando più i tuoi soldi che te. Sì, lo immaginavo. E piacerebbe lasciarmi senza un quattrino. Ecco come stanno le cose. Allora dammi quello che devi e io glielo porterò. Non ho niente. Mi sono bevuto tutto quello che avevo in tasca. Sì. È stata una serata coi fiocchi. Avresti dovuto esserci. Senti, io devo entrare al pub, ma il buttafuori non mi lascia passare se non gli porto una ragazza di nome Isabella, che però non può uscire finché non do a sua madre i soldi che tu non hai. È tutto chiaro? Forse. È quello che mi aspettavo. Non caverò un ragno dal buco. Hai almeno qualcosa di valore? Dammelo e io restituirò i tuoi soldi, così tutta questa follia avrà fine. Guarda, mi restano solo i vestiti. Ah, beh, non credo di poter ricavare qualcosa da questo tizio. Buenas noches, allora. Non mi sei stato di grande aiuto. Allora? Dove l'hai lasciato? È così ubriaco che non si regge in piedi, vero? Direi di sì, però ho i soldi. Cosa? Te li ha dati senza fare problemi? C'è qualcosa che non mi convince. Beh, se non li vuole... Fermo lì! Non ho detto questo. Tirali fuori o chiamerò aiuto. Cosa? Mi preoccupo di un maledetto ubriacone e questa... Ah, lasciamo stare. Ecco i soldi. È più di quanto mi aspettassi. Certamente ha giocato d'azzardo. Per fortuna me li hai portati. Ma adesso rispetti l'accordo. Grazie, straniero. Puoi dire a José che Isabella arriverà tra un'ora circa. E adesso vattene. Devo tornare a letto. Domani mi devo alzare presto per andare al mercato, altrimenti non venderò niente. Buenas noches. Di nulla. Ho fatto come mi ha chiesto. Isabella sta per arrivare. Le è andata bene? Sua madre stava dormendo? Beh, non proprio. Lei deve avere una lingua bella lunga per essere riuscito a convincerla. Qualcosa del genere. Adesso posso entrare? No. Come no? Avevamo un patto. Oh, un patto, sì. Ma deve scusarmi, signor. Ho completamente dimenticato la fiche di ingresso. Non posso lasciarla entrare senza la fiche. Questa è la serata del gioco d'azzardo, ricorda? Non abbiamo parlato di una fiche. Me la procurerò, ma non provi a dimenticare qualcos'altro. Mi dispiace, ma bisogna avere la fiche. È così che ha detto Rosie. Non mi interessa come se la procurerà, comprende? Comprendo. Hai passato la serata da Rosie, giusto? Ci puoi scommettere quello che vuoi. Una serata coi fiocchi. Quindi immagino che avrai la fiche di ammissione. Certo. Senza quella fiche non mi lasciano entrare, me la daresti? Tanto per oggi non mi servirebbe, su questo hai ragione. Ah, che diavolo, prendila. In fondo hai pagato il mio debito. E bevi una tequila alla mia salute. Ho la fiche, mi lasci entrare. Non hai problema, signor. Benvenuto al bar di Rosie. Buona fortuna al tavolo da gioco. Qualcosa da bere, signor? No, grazie. Sto cercando una sistemazione per la notte. Voi avete niente da offrire? Ha visto per caso un cartello con scritto rifugio per vagabondi sopra la porta? Questo è un buon ristorante, capito? Sì, l'avevo sentito dire. Avete una stanza o no? Sono stanco morto. Ordini qualcosa o si levi di turno. Va bene, lo prenderò come un no. Dove posso trovare George? È seduto laggiù,
È il tizio assetato con il bicchiere vuoto. Non può sbagliare, signor. Basta che segua la puzza di tequila. Grazie. Una tequila? Non ancora. Una tequila, signor? Avete qualcos'altro a parte la tequila? Che? Della birra, per esempio. Immagino che abbiate della birra, giusto? Perché la mia tequila non è abbastanza buona per lei. È la miglior tequila fatta in casa che si possa trovare. Preferirei una bella birra ghiacciata. Ah! I veri uomini bevono tequila. Non mi voglio ubriacare, ho soltanto sete. Beh, le dirò una cosa. Perché non prova a farsi un giro in latteria, eh? Oh, un consiglio prezioso, davvero. Immagino che tu sia appena arrivato, giusto? Immagino bene. Beviamo qualcosa insieme? No, grazie, al momento non mi va. Mi chiamo Martin Nolan, vengo dall'Europa e sto cercando un alloggio. Abbiamo un amico comune e mi ha chiesto di venirti a cercare. Di chi stiamo parlando? François De Wilde. Ah, gli amici di François sono miei amici. Come sta il mio vecchio amico? Preferirei non parlarne ora. Va bene, è vero che ho già in corpo qualche bicchiere di tequila, ma domani me ne parlerai. D'accordo? Certo, ma ora mi piacerebbe dormire un po'. Sono in viaggio da più di 20 ore. Oh, questo non sarà un problema. Ho una stanza libera. Allora possiamo andare? Sì, perché no? In ogni caso, ne ho avuto abbastanza. Andiamo a dormire. Seguimi, Martin. Eccoci, la stanza è al piano di sopra. Non è niente di speciale, ma spero che andrà bene. Ecco la chiave. Grazie. Quanto ti devo? Oh, lascia stare. Sei il mio ospite. Grazie. Andrò dritto a letto. Ci vediamo domani. Molti frutti succosi. Più tardi potrei portarmene un po' in camera. Un pezzo da museo. Non credo che funzioni ancora. Lo scaffale è pieno di merci impegnate. Per lo più è robaccia inutile. Buongiorno! Hai dormito bene? Come un sasso! Il viaggio dall'Europa sembrava non finire mai. Sì, ci credo. Allora, perché sei venuto in Messico? È una lunga storia. E cosa mi dici di François? Non lo sento da un secolo. Beh, vedi, purtroppo lo zio François non è più tra noi. Ah, mi dispiace molto sentirlo. È stato un mio ottimo amico per molti anni. Ma così è la vita. Prima o poi dobbiamo andarcene tutti. Perché non mi hai detto subito che eri suo nipote? Beh, non mi sembrava il momento giusto. Hai ragione. Ieri avevo la testa piena di tequila. Grazie per avermelo detto. Passerò la serata a ripensare ai bei vecchi tempi. Se hai bisogno di qualcosa, basta che tu me lo dica. Ho letto del Tempio del Giaguaro in un vecchio diario. Tu sai dove si trova esattamente? Dimentichi che stai parlando con un vecchio viaggiatore e avventuriero, amico mio. Certo, ti spiegherò come arrivare al tempio. Ascolta bene. Ho capito, grazie mille. Figurati. Lo zio mi ha parlato del Tempio dell'Alba. Sai come arrivarci? Oh, certo. Ci siamo andati insieme, François e io. Sembra ieri. Hai una mappa? Eccola. Ti segnerò la posizione del tempio. Segui la strada verso ovest, poi costeggia il fiume fino alla cascata. La vedrai anche da lontano perché svetta su tutta la vallata. Oh, questa andrà benissimo. Lo troverò. Altra frutta. Il signore è un turista, sì. Ho tutto quello che serve a un signor turista come lei. Vecchie statue e talismani. Tutto antichissimo e autentico. Beh... Si guardi in giro. Ho tutto quello che puoi immaginare. O preferirebbe qualcosa da mangiare? No, grazie. Non mi dispiace quella statua. Sembra vecchia.
Dove l'ha presa? È tutto vecchio, tutto autentico, sì sì. La prendo. Quanto costa? $30. È molto vecchia. $30, sì. Oh, 30 è troppo. Gliene darò 10. $20. La statua è autentica, ma molto vecchia. Sì? Va bene, $20. Prenda quei granelli in omaggio. Fanno un ottimo olio. Brucia alla perfezione. Ecco i soldi e tenga pure i granelli. Muchas gracias, signora. Devo andare al Tempio dell'Alba, ma non ho alcun mezzo di trasporto e non è possibile arrivarci a piedi. Ho notato una jeep qua fuori. Sai per caso di chi sia? Mi piacerebbe affittarla. È mia, prendila. È passato parecchio tempo dall'ultima volta che è stata usata. Mi piacerebbe venire con te come ai vecchi tempi, ma devo restare in negozio. Capisco. Grazie per la jeep. Non c'è problema.